Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi siamo qui con il video spesa di inizio mese e siamo andati al PAM. Non troverete verdura in questo svuoto della spesa perché abbiamo ancora due o tre cosine e poi il resto andiamo a prenderlo da mia suocera che, sapete, ha l'orto. Quindi non troverete verdura, ma andiamo avanti con il fresco che è ciò che... ecco cosa hanno preso. Che volevo prendere il salmone, adesso mi metto in mente. Iniziamo con i prodotti freschi, che sono le cose che assolutamente volevo prendere. Perché non possiamo fare la terra d'osso? No, perché fa caldo, non c'ho voglia sinceramente di mettermi i fornelli e fare troppe cose. Cose elaborate, non lo voglio. Quindi, c'era il prendi due e il secondo pezzo lo paghi meno, quindi due di olive, ne ho presi due, giusto? Perché non ne hai presi due che erano due? Perché ne volevo solo uno. Vabbè. Ha preso le olive. Scusate. Questi fuori campo dovete avere pazienza. Poi due di prosciutto cotto. Questi qua sempre con la promozione che vi dicevo. Nomimi. Dopo facciamo vedere come si incarino col collarino. Bravo. Due avocado da tenere lì e far maturare perché sono belli duri. Questi nell'insalata o insalata di riso, eccetera, ci stanno benissimo. Poi lo stracchino di questa marca che secondo me si vede, sì, è molto buona, del PAM. Cioè non è del PAM, è tesori dell'Arca, ma la vendono soprattutto al PAM. Poi abbiamo preso degli Actimel per me, darmi un po' una carica perché sono veramente sfinita. Quindi qualcosa di fresco, tiri un po' su. Poi degli yogurt al limone e... Questi si vedono un po' bianchi, ma basta fare così. Yogurt al limone, perché quelli bianchi ne ho ancora. E poi, sempre la stessa promozione, due di petti di pollo. No, qui mi quadri, perché è importante. Ecco qua. Poi, nell'altra borsina del fresco. Che non vada col fuoco in continuo. Banane per fare banana pancake oppure comunque mangiare anche così. Spalmabile, ah, è light, vabbè, non importa. Spalmabile tipo la Philadelphia. Formaggio fresco primo sale. Tutta roba in offerta. Parmigiano. Poi un mango, che è sempre buono, le mozzarelline, vallerata e melone. Io non sono una fan del melone perché se ne mangio troppo poi mi cruda la bocca, però è fresco quindi lo sono, ho iniziato a mangiarlo lo stesso. Quindi andiamo a mettere sta roba in frigo. Poi arriviamo alla roba non fresca. Che mano era chiuso le borse. Per aprirle. Poi non ho le unghie perché me le sono tagliate e non riesco. Grazie, amore mio. Okay. Allora, in offerta sempre no, due. Ogni volta che tu vieni io vado praticamente tutta bianca, il tuo colore non so perché. Vieni. È normale, che carino. Allora, questo deodorante per gli ambienti, sempre ricollegandomi all'altro video che avete visto, sapete, c'è bisogno di profumare. Poi, due di baiocchi che praticamente erano in offerta
E quindi li abbiamo presi, sempre la stessa promozione, due, il secondo pezzo lo paghi meno. Per la sera quando ci guardiamo i film, gli anime, eccetera, eccetera, almeno abbiamo qualcosa a sgranocchiare chiaro. Poi c'era la roba tutta per la scuola e siccome non abbiamo biro, Manuel ha preso queste qua ad 1 euro. E anche le matite che non abbiamo più. Poi, da tenere lì quando proprio abbiamo voglia, un'estate alla pesca, anche se io preferisco quello al limone. Poi, due di cioccolato, come sapete io ho sempre bisogno del cioccolato per fare i biscotti, che sinceramente sto un po' rimandando da fare, ma perché ho caldo, non sono ancora riuscita a farli di mattino presto perché siamo stati un po' incasinati con le medicazioni eccetera, e quindi non li ho ancora fatti e non ho intenzione di accendere il forno al pomeriggio. Anche il tè in teoria non li avevo presi, per quanto viene qualcuno. Sì, appunto. Poi salsa di soia, di solito c'è quella bocciona molto più grande, ma non c'era stavolta, era finita, quindi ho preso quella. Poi rasoi per colazione, visto che non ho ancora fatto i biscotti, questi qua che costavano meno degli altri, quindi sinceramente che siano integrali, che siano di farina normale, a me non mi interessa tanto, mangio qualsiasi cosa, basta che costa meno, perché spendere 3 euro per un sacchetto così di biscotti, sinceramente, è esagerato. Cioè, quelli della Cenerma erano troppo caro. Sì, ma non ha senso, veramente. A casa ci metti meno e spendi 50 centesimi. Delle Mentos, non so perché ha preso delle Mentos. In teoria la lasciare in macchina, ma poi mi è venuta la cosa, ho detto, se le lascio in macchina si squagliano, quindi piuttosto te le metti in borsa e ce le porti in via. Poi maionese e calvè, perché sapete che io praticamente ne mangio tanta, soprattutto adesso con l'insalata ne va un sacco. Carta igienica, ci troviamo bene con questa qua perché avendo la fossa biologica, quella eco è molto meglio, perché sennò si intasa dopo 2 secondi. Poi sapone igiene intimo, scusate, sto cercando di... Ok, dovrebbe vedersi, perfetto. Poi l'altra borsetta che abbiamo stipato tutto dentro. Questi qua che sono i famosissimi novellini. Molto molto buoni, in realtà sono molto dolci, però in questi giorni, in questi giorni che li aveva di nuovo presi mano, li ho mangiati anch'io per il semplice motivo che non c'erano biscotti, quindi ho mangiato quelli. Però se devo dire la verità sono molto molto dolci. Infatti preferisco da una parte farli io perché metto poco dolce, zucchero ed è meglio. Poi c'era sempre in offerta due, secondo lo paghi meno, la pasta, quindi due di pennette, così li teniamo lì e questo mese andremo avanti un bel po' perché abbiamo ancora un po' di pasta. E anche i fusilli. Non ho guardato se c'erano i radiatori, che sono sempre della Garofalo. Fatto male, vabbè, non importa. Fazzoletti, che ce n'è bisogno per l'allergia. Caffè, abbiamo trovato questa offerta, lo so che è tanto, però sono 8,40 euro e ce ne sono 4. È un costo alto, però se tu stai a pensare che una confezione di lavazza di solito la paghi sui 3 euro, sarebbe 3, 6, 9, 12, sarebbe 12 euro anziché 8,40. Quindi siccome noi facciamo andare un sacco di caffè, che poi non è che ne beviamo tanto, perché alla fine beviamo colazione e pranzo, però finisce velocissimo, non so perché. Quindi abbiamo fatto bene. Poi
una salsa pronta di pomodoro ciliegino. Era in offerta, quindi ho detto prendiamola. Rasoi per Manuel. Latte. Ormai hanno tolto il latte che io amavo tantissimo, ma me l'hanno tolto, che era quello della centrale del latte di Alessandria Asti. E quindi vado a prendere quello di Torino. Non prendo altre marche, sottomarca, eccetera, perché io preferisco o questo o la Granarolo. Gli altri latti non mi piacciono. Già che ne bevo poco, preferisco prendere quello che mi piace di più. Poi abbiamo preso un igienizzante da mettere con la roba, ovviamente, da lavare. Perché le capsule sì, c'erano, ma 10 capsule 3 euro, questa 3,30 e molto più di 10 capsule. Quindi sinceramente ho detto mi conviene più quello. Poi ho preso del riso jasmine perché non c'era un riso basmati, che io di solito prendo il basmati a buon prezzo, cioè tutti 3-4 euro e mi scoccia. Io veramente non capisco, costa tutto troppo, veramente. Cose che costavano poco tempo fa, adesso hanno una cosa esagerata. Limoni. Patate. Io non credo che mia suocera abbia già le patate pronte sue, quindi continuo a prenderle così. E questo è tutta la nostra... Ah no, aspettate ragazze, sto facendo una cavolata. Ci sono ancora le crocche dei gatti. Queste sono quelle che mangia maggiormente Mimmi, perché sapete che ha problemi urinari e abbiamo visto che alla fine queste qua vanno molto meglio che a costo, diciamo, di quelle che prendiamo di solito all'Arca Planet, e le tollera, cioè sta bene. Quindi andiamo a risparmiare anche un pochettino su quello. Poi quando vediamo che magari ha di nuovo qualche problemino in più, sì, magari va a prendere quelle un po' più costose, ma visto che sta bene, va bene così. Invece per gli altri gatti abbiamo preso le solite Friskies, perché loro, se li metti altre crocche, quelle dei tipo di del Lidl, niente, non le mangiano, le schifano proprio. E sono le uniche, i Friskies e queste, perché ogni tanto quando lasciamo aperto che c'è la ciotola di Minmin, tutti si fiondano su queste. Però queste hanno un costo molto più elevato, quindi non... o prendiamo veramente tre sacconi, però sono 27 euro, sì. Diciamo che forse riusciamo, dovremmo provare a vedere se prendere tutte le purina così, sacco da 9. Da 9 euro. Da 9 euro. No. Vedere. C'è quello grosso che ti ho detto da 10 kg. Sì, no, ma siccome a loro piacciono molto anche queste, che sono un po' più buone, stavo pensando, magari se prendiamo tre sacchi di queste qua, sono sui 9 euro, sono 27 euro al mese. Calcolate che comunque le Friskies costano 6 euro e qualcosa. Ah, sto dito. Diciamo che secondo me forse ce la facciamo. Vedremo. Vedremo un attimino. Poi carta igienica di nuovo. C'è anche la sabbietta, ma non ve la alzo. Vabbè, non ve la alzo perché quella è del PAM. Non ve l'ho mai fatta vedere. La sabbietta è questa qua di Zoa, che è una buona marca, costa poco e sinceramente, come vi ho già detto altre volte, spendere e spandere per una sabbietta che usano solo per farci la pipì e la cacca non mi sembra il caso. Cioè, costano, quelle dell'Arca Planet costano 10 euro, un sacco, secondo me non ha senso.
tanto va a finire dove va a finire, quindi. Ho male a sto dito in continuo, devo trovare e capire perché mi fa male, ma pazienza. Volevo parlarvi di una cosina, che però il mio telefono è di là. Aspettate. Allora ragazze, con la spesa ancora qua, io volevo un attimino parlarvi di una cosa che non so se vi ho mai detto, non lo so, però è una cosa molto molto carina, non è un video in collaborazione assolutamente, ma vi sto facendo vedere questa app, non so se la conoscete, è Corpet. Praticamente voi se usate le bottiglie di plastica, quando le avete finite, non togliete l'etichetta, lasciate il... come si chiama? Non ce la faccio, ce la posso fare? Il tappo. E andate in questi posti, se scaricate l'app vi dice anche dove c'è, e andate a metterle nel compattatore e vi dà i punti. Quando arrivate a una certa soglia, tipo voi vedete qua io ho 90 punti, perché praticamente... ho fatto fuori 90 bottiglie, ma calcolate che avevamo stoppato perché non le avevamo più buttate lì, avevamo fatto questa cazzata e abbiamo ripreso adesso e praticamente vi dà dei buoni sconto nei punti vendita dove voi magari andate a comprare. Noi abbiamo sia il vi faccio vedere, sia il Carrefour che l'Eurospar che lo fanno. E abbiamo fatto la cavolata, diciamo, di andare in due punti. Adesso cercheremo di andare solo in uno, perché quando poi ricevete 200 euro, 200 di punti, avete lo sconto di 3 euro. Lo so, è pochissimo, però tanto per andare a buttare la plastica insieme all'altra plastica, che poi vengono riutilizzate male, spiace. Vi faccio vedere un attimo l'app, questa è l'app. Ogni volta che voi mettete un tot di bottiglie, vi fa vedere il semino, no? Prima c'è un semino, poi cresce, è bellissima. Qua vi dà la mappa di dove voi praticamente potete andare a trovare le cose. Qua vi fa vedere il posto dove abitiamo, quindi lo oscurerò un attimino, abbiate pazienza, ma perché non si sa mai. Cioè, meglio per privacy. Qua, come vi ho detto, tutti i circuiti dove c'è questa roba qua, quindi i negozi. Poi controlla se... questo non l'ho mai fatto, ma molto probabilmente tu scatti la foto sul codice a barre e vi dice se può essere compattato o no, ma sinceramente ho solo bottiglie dell'acqua e della Coca-Cola ogni tanto dell'estate, quindi sicuramente le prende. Penso siano per quelle bottiglie un po' più particolari. E poi vabbè, c'è il profilo, bellissimo, carinissimo, perché ti dice le bottiglie raccolte, quanti chili hai riciclato così e quanto hai risparmiato di CO2. Lo so, magari non è chissà che cosa, magari la gente dice ma sì, è una cavolata. Però pensare nel mio piccolo di fare una cosa un po' carina che vai a risparmiare, perché queste bottiglie qua vengono poi, questa plastica qua viene riutilizzata per formare altre bottiglie, perché prima mi sono informata un pochettino, praticamente quando noi buttiamo tutta la roba insieme, la plastica, quindi insieme le bottiglie, i flaconi, eccetera, viene messo tutto insieme. E loro non possono riutilizzare tutta questa plastica per fare le bottiglie. Hanno bisogno solo di determinate plastiche. E quindi viene tanto sprecato. Invece così, se tu vai in un posto dove mette solo le bottiglie di plastica, sai che queste bottiglie vengono poi riutilizzate e cioè, la plastica viene riutilizzata per formare altre bottiglie. Quindi secondo me è una cosa carina. Poi puoi collegare tutte le tue card, in questo modo hai lo sconto, poi basta che glielo fai vedere e ti danno lo sconto. Puoi invitare gli amici, progetti speciali, guardo lo storico, eccetera eccetera. Gli amici, vediamo un attimino com'è. Vediamo se riesco, vi metto qua sotto il link, così magari
Sì, vedi, aiutaci a riciclare più plastica e diffondere il nostro progetto, così se vi fa piacere, automaticamente vi va, schiacciando il link, vi va, scusate, vi va a portare subito, mia cognata che mi sta scrivendo, vi va a portare subito sull'app. Secondo me è molto carina, fateci un giro, se vi interessa vi lascio il link che è carino. E quindi niente ragazzi, questa è la nostra spesa di inizio mese. Man mano che andiamo avanti ci sarà roba da comprare, perché comunque è così. Verdura cercherò sempre di vedere mia suocera che cosa ha prima di andare a comprarla, e ci saranno altre svuote alla spesa, penso di nuovo entro, cioè verso fine mese, verso il 20, che arriva lo stipendio a me, perché sapete che lo stipendio di Manuel, pensione, arriva a inizio mese, a me gli stipendi, perché io è un po' un casotto. Fatemi sapere se vi può interessare questa cosa degli stipendi, della pensione e di come organizziamo un po' tutto il fattore dei soldi spezzati così. Quindi fatemi sapere se vi può interessare un video di come gestiamo un po' tutto sto casino. Tra le quali Manuel ha fatto un foglio Excel, che poi magari in quel video vi farò vedere, su come gestire entrate, eccetera. E poi un'altra cosa che voglio fare, tutti usano PayPal, no, non PayPal, scusate, c'è un naso che mi dà fastidio, usano Satispay, è vero, Satispay è molto comodo, però a me scoccia il fatto di prendere i miei soldi, metterli su Satispay, poi hai 300.000 cose che girano. Invece ho visto che sulla PostePay c'è la possibilità di fare salvadanaio. Voglio un attimino capire, perché se posso creare un salvadanaio su PostePay invece di fare un salvadanaio su Satispay per cercare di risparmiare un po', quasi quasi mi faccio il salvadanaio su PostePay. Fatemi sapere se voi avete qualcosa di queste cose qua, salvadanai, Satispay, vediamo. E poi faremo un video un po' così organizzativo delle spese, se vi fa piacere. Allora ragazze, stoppo un attimo il video che ho fatto di là, che vi ho salutato, per farvi vedere in realtà la verdura che abbiamo preso da mia suocera adesso. Quindi giro la telecamera e vi faccio vedere tutto quello che abbiamo raccolto. Fa un caldo, poi. Allora, ci sono delle coste, del sedano, delle cipolle sia rosse che quelle bionde, prezzemolo, scusate, ma caldo, ci metto un po', insalata, cuori di bue e dei San Marzano, credo siano, piccadilli, boh, degli zucchini, e poi le uova, quindi... Questa è roba praticamente dell'orto, spesa by... Non abbiamo preso il... By suocera. No, ce l'abbiamo il... Cosa no, il pesto. C'è il basilico. Quindi by suocera, manca ancora la... Le... Come si chiamano? Melanzane e i peperoni, ma non ne aveva. Cioè, li aveva, ma erano ancora piccoli. E quindi niente, abbiamo fatto la spesa nell'orto, solo che faceva un caldo boia perché siamo andati adesso, che sono le 2:30, 3. Non fatelo mai, mamma mia. Adesso metto via sta roba e vi lascio ai saluti. E niente, io vi ricordo quindi di iscrivervi al canale, condividere il video, commentare e mettere un like. E niente, noi ci vediamo martedì con il prossimo video. E adesso vado a mettere a posto tutta sta roba, mangiare, poi andiamo a fare a prendere caffè da mia suocera, poi ritorniamo e moriamo di caldo. Ci vediamo. Ciao ciao.